Sa. Allora. Amen. Sa prova. Allora, pazienza. Dio ti benedica. Sa. Allora. Sa. Ok. Ok. Ci siamo. Allora, cominciamo tra... Sono 2 minuti, cominciamo tra 2 minuti, una live improvvisata, gloria a Dio. Allora, ok. Ok. Allora, pace Cristina, Dio ti benedica. Ok, va bene. Sì. Allora, un minuto e cominciamo. Ah, ti chiedevi se avrei fatto il video. Ma l'ho deciso... L'ho deciso la live adesso e di fare il video l'ho deciso, mi pare, ieri.
o l'altro ieri, non mi ricordo. È stata una cosa improvvisa. Va bene, visto che se ne parla, vi vorrei dare delle delucidazioni, magari un pochino più, a 360 gradi, per quanto riguarda, diciamo, il fenomeno. Non è un fenomeno nuovo. Quello che è nuovo è la maniera come se ne sta parlando. Solo quello è nuovo. Ok, 4 minuti, cominciamo. Allora, ok, pace. Pace Daniel, Dio ti benedica. Allora, chi vi parla, chi non mi conosce, è Alessio Evangelisti, lieto di stare qui con voi. Amen, gloria a Dio. Allora, vogliamo fare una piccola live, anche perché è qualche giorno che non ne facciamo una e quindi vogliamo fare una live. Benissimo, una live veramente improvvisata. Non ho nulla di preparato, mi sono solo aperto il, come dire, la pagina che vorrò leggere e altre due, un paio di pagine internet, tutto qua. Poi sarà quel che sarà. Bene, quindi tutto super improvvisato. Allora, Arca di Noè. L'Arca di Noè, vediamo se ho scritto bene, ritrovamento Arca di Noè, riconosciuto, ho messo una R in minuscolo perché mi sono sbagliato. Sì, ok. Togliamola. Sì, ok. E ci facciamo più spazio. Vedi, il bello della diretta. Perché a volte non penso che sto scrivendo tutto in maiuscolo e allora. Pace Patrizia, poi dopo passo di nuovo e saluto tutti. Allora, vogliamo parlare dell'arca, l'arca di Noè. Allora, in questo momento, in molti mass media, internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, diciamo si sta parlando molto del ritrovamento dell'arca di Noè. Alcuni possono essere scettici, altri possono bere qualsiasi cosa gli venga dato da bere, altri sono pronti a credere a qualunque cosa pur di convalidare la parola di Dio. E insomma, c'è un po' di tutto. Bene, allora, vi voglio portare... alcune, diciamo, delucidazioni storiche. Ora, io di preparato non ho niente, quindi io non mi posso ricordare, perché non è materia mia, non mi posso ricordare a memoria tutti i personaggi storici che, in questi millenni hanno citato l'arca e dove si trova l'arca. Quindi sono stati veramente tanti personaggi storici che in questi migliaia di anni hanno citato l'arca, dove si trovava. Addirittura alcuni hanno detto che in quell'epoca era anche abitata, e così via discorrendo. Vabbè, a parte Flavio Giuseppe, che io ce l'ho qua, ha citato, diciamo, 2000 anni fa circa, l'arca, dove si trovava. Perché l'arca, essendo stata costruita in una maniera veramente formidabile, perché ricordiamo che l'architetto dell'arca è stato il Signore, il Dio, creatore del cielo e della terra, è lui che l'ha progettata, è lui che l'ha disegnata. Noè, diciamo, è stato l'esecutore, è stato l'operaio, è stato il bracciante. Ma chi ha progettato l'arca è stato il Signore, e il Signore ha progettato l'arca in una maniera formidabile, quindi è resistita per millenni. Quindi all'epoca, diciamo, di Flavio Giuseppe, l'arca, insomma, ancora era anche visibile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in tutti questi anni l'arca è sempre stata citata come un qualcosa, diciamo, di scontato. Ma anche re pagani hanno citato l'arca, cioè non è che
Scusate, ma io perdo la voce. Anche re non cristiani, re pagani, persone che non c'entravano nulla col cristianesimo, hanno citato l'arca e hanno detto, perché tutti sappiamo, insomma, che l'arca si trova lì, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è un qualche cosa di, come dire, oddio, oggi abbiamo capito dove è l'arca. In verità si è sempre saputo dove è l'arca. Il fatto è che si è sempre tenuto molto nascosto. Siccome il diavolo vuole sempre creare scompiglio, noi sappiamo che quando c'è un qualche cosa di vero, poi il nemico interviene per creare un qualcosa di analogo e, come si dice in gergo, mischiare le carte. Benissimo. E quindi ci sono stati alcuni che sono andati sul monte Ararat per dire, guardate, abbiamo trovato l'arca, quando in verità hanno fatto vedere un pezzo di legno, per far ridere apposta, diciamo, questa, creare una situazione che facesse ridere. E così agli occhi di tutto il mondo, insomma, potesse venire deriso, no? Sia il progetto e di conseguenza anche l'esistenza dell'arca. Anche perché tutto sommato nella parola di Dio non c'è scritto da nessuna parte che l'arca si trova sul monte Ararat. La parola di Dio specifica in maniera netta che l'arca si trova sui monti dell'Ararat. Quindi un conto è dire i monti e un conto è dire il monte, sono cose completamente diverse. Benissimo. Quindi diciamo che l'arca si è sempre saputo dove stava. Ora, la notizia dell'arca, per quanto riguarda i nostri giorni, è una notizia molto importante e molto delicata, perché il Signore Gesù, nella sua parola, nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 24, cita espressamente Noè e dice delle parole formidabili, le vogliamo leggere. Allora, dice nel verso 37, ora come erano ai dì di Noè, così ancora sarà la venuta del figliol dell'uomo. Punto. Quindi il Signore Gesù paragona i dì di Noè, i nostri giorni, previo rapimento della Chiesa, ai dì di Noè. E guarda caso, negli ultimi giorni, ok, in questa, più che negli ultimi giorni, nell'ultima ora, l'ora della mezzanotte, descritta in Matteo capitolo 25, con le 10 vergini, appare un uomo, diverse decade fa, adesso è morto, che si chiamava Ron White. Ok, questo è il nome, Ron White. Ora, un uomo sicuramente discutibile per molti aspetti, eccetera, 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 non è che noi condividiamo la sua teologia o tutto quello che lui ha detto, però quest'uomo, adesso a noi quello che ci interessa è il punto di vista archeologico, noi non stiamo portando una persona che ci spiega quello che dice la Bibbia o che ci insegna il Vangelo, no, affatto, noi stiamo portando un uomo come archeologo. Non credo lui fosse archeologo, credo che lui non era archeologo, se no fai da te, autodidatta, ma quest'uomo ha segnato la storia degli ultimi giorni, degli ultimi tempi, degli ultimi giorni per quanto riguarda il discorso dell'arca, perché questo uomo è andato non sul monte Ararat, ma sui monti Ararat e ha trovato, eccolo qua, vedete, a un certo punto, qui ci sono le foto che a sua volta, queste foto erano state fatte nella Seconda Guerra Mondiale da un pilota americano che stava sorvolando la Turchia, facendo queste foto per motivi, insomma, bellici. A un certo punto, quando le portano a far visionare, colui che, voi sapete che in America è pieno di evangelici, quando le portano a far visionare queste foto,
l'esperto che li stava visionando a un certo punto dice: non è possibile, qui c'è la forma di una nave sulla cordigliera dell'Ararat. Guarda caso, proprio lì dice la parola di Dio che si trova l'arca. Eccola qua, questa è, vedete? Eccolo qua. Guardate come si vede bene. Qui stanno praticamente, moi adesso siccome c'ho Linux, non mi prende Google Earth. Se ci vuole Windows, con questa versione di Linux, con quella precedente me lo prendeva, con questo non sono riuscito a scaricarlo, quindi non ve lo posso far vedere con Google Earth, perché sarebbe stato stupendo con le coordinate guardarlo. Vabbè, vi faccio vedere le foto. Eccolo qua, guardate qui, ok, sulle cordigliere delle, diciamo, qui stiamo non so a quanti metri, forse 4000 metri, non lo so, questa forma qua, ma non è tutto, c'è molto di più, adesso vedremo, vedete dall'alto, e le misure di questa meraviglia, le misure corrispondono esattamente alle misure bibliche, esattamente alle misure bibliche. Ecco qua, vedete? Se voi prendete le misure bibliche e misurate questo, perché poi è stata misurata, eccolo qua. Loro hanno preso tutto, hanno misurato tutto perfettamente, no? Eccolo qua, e combacia perfettamente. Quindi ci troviamo sul Monte Ararat, no, sul Monte Ararat, sulla cordigliera delle montagne Ararat. C'è questa cosa qua a forma, veramente a forma di nave, eccola qua, vedete? Le misure corrispondono perfettamente, perfettamente a quelle bibliche, ma non è tutto. Vedete? Ma non è tutto. E intorno trovano questa roba qua. Ma non so se stanno a 4000 metri, ma mica una sola. Trovano ancore a 4000 metri. Insomma, voglio dire, ecco qua. Guardate che roba, guardate. E poi, ovviamente, nei millenni, la gente che sapeva dove stava, ci hanno fatto le croci, vedete? Eccetera, eccetera, eccetera. Ecco qua. Questo è Ron White. Qui c'è un'altra... Insomma, portare tutte queste cose a 4000 metri, non giochiamo. Ma ci sarebbe molto da dire. Tante cose sono state trovate, per non parlare del Monte Horeb, ma lasciamo stare. Ecco. Qui... c'è altro, vedete? Qui stiamo nei pressi di quella struttura, vedete? Ecco qua. Qui ci sono altre foto. Eccola qua, vedete? Poi ci hanno fatto le croci. Vedete? Perché la gente sapeva. Poi, se andiamo a investigare i nomi, scopriremo tante altre cose, che nei millenni si sono conservati questi nomi e che hanno a che vedere con il diluvio, che ricordiamo è stato universale, cioè è stato, ha coinvolto tutto il pianeta Terra. Non date retta a quelli che dicono che il diluvio è stato locale, eh? Voi credete sempre alla Bibbia, non credete alla gente, neanche a me, voi dovete credere alla Bibbia. La Bibbia parla di diluvio mondiale e ci arrivi anche per logica. Se il diluvio non fosse stato mondiale, è solo locale, anche se avesse abbracciato continenti interi, ma non tutti, a che pro si sarebbero dovuti salvare gli animali? E poi la Bibbia dice espressamente che solo Noè si salvò e la sua famiglia, punto. Quindi voi credete sempre alla Bibbia, eh? Poi basta fare gli abbinamenti, che gli ultimi giorni saranno come i dì di Noè, e negli ultimi giorni tutta la terra sarà coinvolta nel giudizio di Dio. E come negli ultimi giorni è stato ai dì di Noè, anche ai dì di Noè tutta la terra è stata coinvolta nel giudizio di Dio. Vedete, adesso il Signore, grazie a Dio, mi ha aperto la mente.
non ci avevo mai pensato a questa cosa qua, vedete, poi lo Spirito Santo interviene, perché la sua parola, quindi la persona non c'entra niente, è la parola, Dio deve difendere la sua parola, quindi in onore della sua parola, in questo momento il predicatore sono io e mi apre la mente, amen, gloria a Dio, perché la sua parola che deve andare avanti, deve far capire alle persone, scusate il termine, ottuse, perché incredule, perché vogliono minimizzare la parola di Dio e vogliono far dire alla parola di Dio quello che questa non ha mai detto. Il diluvio è stato universale, punto. Chi non crede a questo è un eretico, è un apostata e si deve ravvedere, si deve convertire. Benedetto è il santo nome del Signore. Benissimo. Quindi, come potete vedere, io vi sto fornendo le fotografie, insomma, i parametri, in maniera tale che poi voi possiate, nelle vostre case, ampliare l'investigazione. Se sai l'inglese, lo spagnolo e il francese, vai a cavallo. In italiano, come sempre, c'è quasi niente. Quindi questo qui è successo diverse decade fa. A un certo punto questo uomo, Ron White, no? Eccolo qua, questo qua, ha fatto questa scoperta, vedete? Guardate qua, no? Eccolo qua. Beh, ovviamente poi si sono attivati i miscredenti per screditare, no? Per screditare tutto quanto. Questa è vista dall'alto, guardate. Questa è vista dall'alto. Eccola qua. Queste non so se addirittura sono le foto che fecero con l'aeroplano nella Seconda Guerra Mondiale. Non lo so se sono queste. Potrebbero essere queste. Le foto che sono, vedete? Che sono state fatte. Eccola qua. Eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Fammi vedere. Questo è il sito archeologico. Eccolo qua. Sta sopra, in pratica, a questo... Non mi sono segnato le coordinate, se no ve le davo. Sono lunghissime, a memoria non è impossibile. Eccolo qua. Insomma, vi ho detto un po' di cose. Allora, tutte queste notizie si sono sempre sapute. La gente l'ha sempre sapute. Però, come al solito, hanno voluto sempre nascondere tutto quanto. Adesso, ultimamente, se ne sta riparlando, quindi non ci stanno dicendo nulla di nuovo. Quello che invece è nuovo, cari fratelli, cari amici, è il fatto che diverse persone, testate, mass media, tipo l'Express negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, insomma, riviste e giornali anche di un certo spessore, stanno, diciamo, ammettendo che l'arca c'è, altri no, ovviamente c'è il bastian contrario, è sempre presente, te pare, però insomma, già che diverse, tipo l'Express degli Stati Uniti, potete andare a cercarlo, insomma, su Google, basta che mettete Ark Noir Express USA, insomma, girate un pochino finché non lo trovate, insomma. E stanno iniziando, insomma, a accettare che c'è stata questa arca. Allora, quindi quella che è cambiata è la situazione, come l'approccio verso questa situazione, ecco, forse è meglio dire così. Quindi, perché a un certo punto sta succedendo questo? Ovviamente il Signore Gesù Cristo, come scritto in Luca, che tutto verrà alla luce, sta facendo venire intanto alla luce questa cosa che è una grande verità, ma soprattutto questo sta succedendo perché c'è un messaggio per una piccolissima greggia chiamata la Chiesa di Gesù Cristo,
che è molto 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 piccola, piccola piccola piccola. Qualcuno ha detto una cosa che a me mi ha fatto riflettere molto, che io non ci avevo mai pensato pensare. Eppure questa persona, nonostante sta nell'Evangelo, nei cammini del Signore da poco, ha detto una frase che mi ha molto molto toccato. Ha detto, vabbè, le organizzazioni ormai sono tutte vendute e si sa. Poi io aggiungo, chiaramente in alcune organizzazioni ci sono ancora uomini di Dio che resistono, pochi. In altre organizzazioni manco uno, perché so proprio un disastro. Però la chiesa che sarà rapita soprattutto è quella piccola chiesa che si riunisce nelle case, soprattutto. Quella piccola greggia, no? Che chi frequenta una comunità che non è, non si riunisce in una casa, se segue i cammini del Signore non sarà rapita assolutamente, questo non sta né in cielo né in terra. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato ovunque si trovi, e riunirsi in dei locali non è mai stato peccato, ci mancherebbe altro. No, no, non stiamo dicendo questo. Ma noi sappiamo che laddove ci sono le grandi assemblee, i grandi locali, eccetera, 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 e poi nasce l'organizzazione, e poi l'organizzazione, per quanto riguarda la cupola, viene sempre afferrata dai poteri forti, vuoi o non vuoi, è un dato di fatto. E chi rimane sotto questa organizzazione, quei pastori, devono poi lottare contro la cupola, che si veste come angelo di luce, per cupola intendo il presidente di turno e così via discorrendo, che si vestono come angeli di luce, ma che poi non sono angeli di luce. Bene, chi deve capire, capisca. Quindi, che cosa succede? Che questa persona ha detto veramente una buona fetta della chiesa che sarà rapita è quella piccola greggia che si riunisce nelle case, ma non solo. Gloria a Dio. Quindi, cari amici, perché tutto questo? Allora, quest'arca, adesso, questa notizia sta uscendo fuori con grande forza perché vuole lanciare questo messaggio alla Chiesa di Gesù Cristo, a questa piccola greggia. Ed è l'unica, questa piccola greggia, è l'unica che capisce questo messaggio. Gli altri non lo capiranno mai, ma questa piccola greggia lo capisce. Ed è molto ridotta questa piccola greggia. E nel udire questo messaggio, questa piccola greggia alzerà gli occhi al cielo. Non che prima non li avesse, perché la piccola greggia è già pronta, o perlomeno una gran parte, perché poi le 10 vergini si addormentano, c'è tutta la storia, una gran parte sta per essere risvegliata, gloria a Dio, anche se la scrittura dice risvegliati o tu che dormi, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, vogliamo leggere Matteo 24, verso 37 in poi, e leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen, Signore, ti prego, guida il tuo servo e porta tu il tuo messaggio al popolo, che sia il tuo messaggio, Signore, e solo il tuo messaggio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Anzi, cari fratelli, amici, la scrittura vogliamo iniziarla dal verso 36, perché è un verso chiave. Dice, quant'è a quel giorno, ricordate tutti i nostri insegnamenti, quel giorno, quel tempo, e a quell'ora, perché c'è una ora determinata per il rapimento della Chiesa e per tutto quanto. Ai di quelli che dicono, perché carnali, ah, ma se il Signore torna adesso, poi chissà quanti se ne perdono, facendosi più buoni di Dio e più giusti di Dio. Dio sa quando deve tornare, Dio sa quando deve rapire la sua Chiesa, Dio sa quando tornerà per la seconda volta. C'è una ora e un giorno, e non sarà né un minuto dopo né un minuto prima. Quanto a te, dice il Signore nella sua parola in Apocalisse, devi desiderare che questo avvenga, e se il tuo cuore non lo desidera è perché ti trovi come la moglie di Lot. Ti trovi attaccata o attaccato alle cose di questo mondo, e dice il Signore, staccati, perché chi riguarda indietro sarà arso,
ovvero lasciato, e quindi arso, perché poi ci sarà il fuoco in questo mondo. Quanto a quell'ora nessuno lo sa, ma neanche gli angeli del cielo, ma il mio Padre solo. Ora, come erano ai dì di Noè? Quindi il Signore, parlando del suo avvento, ci dice: guardate ai giorni di Noè, quindi andatevi a rivedere quello che c'è scritto in Genesi, capitolo 6, 7 e 8. Così ancora sarà la venuta del figliuolo dell'uomo, perché siccome gli uomini erano ai dì che furono avanti il diluvio, mangiando e bevendo. Quindi si mangiava, si beveva, e quando questo rapimento della Chiesa avverrà, gli uomini staranno mangiando e bevendo, prendendo e dando mogli, sino ai giorni che entrò nell'arca, non si avvidero di nulla finché il diluvio venne e li portò via. Oh, che grande discostanza si concretizza qui tra il rapimento della Chiesa e la seconda venuta di Cristo, perché nella seconda venuta di Cristo questo non avverrà, perché quando il Signore tornerà per la seconda volta, tornerà che ci sarà la battaglia di Armageddon. In Armageddon, in Israele, tutte le nazioni si raduneranno contro Israele. In quel mentre ci troviamo alla fine della grande tribolazione, dove sono passati 7 anni di grande tribolazione e sono state fatte scoppiare un gran quantitativo di bombe atomiche, di bombe nucleari, e se ti fai i conti, perché la parola di Dio ci dice queste cose, che prima moriranno la terza parte degli abitanti della terra, poi la quarta parte, poi tutti quelli che moriranno dopo, di conseguenza alla peste e tutto quanto, ci saranno più di 6 miliardi e mezzo o più di 6 miliardi di morti, dove le stelle del cielo cadranno, dove non ci sarà più pianta verde, dove non ci sarà più acqua, dove non ci saranno più gli uomini, perché saranno rari come l'oro di Ofir, dice Isaia capitolo 13. Non ci sarà da mangiare, non ci sarà gioia, non ci sarà sonno, non ci sarà niente. E in più l'anticristo è apparso ormai da 7 anni. Tutti sanno chi è l'anticristo, perché dal momento in cui l'anticristo appare si viene a sapere chi è, solo in quel momento. Ai di coloro che vanno dicendo oggi il nome dell'anticristo, attenzione, non gli credete, chiunque esso sia. Quindi in quel momento, quando il Signore tornerà per la seconda volta, la gente saprà che sono 7 anni e qualche giorno e il Signore torna. Mentre invece, per quanto riguarda il rapimento della Chiesa, nessuno si avvide di nulla finché venne il diluvio e li portò tutti via, e si mangiava, si beveva, c'era cibo, c'erano mogli e così via. Così ancora sarà la venuta del figliol dell'uomo, e tutto questo è correlato all'arca di Noè, ai dì di Noè. E guarda caso, oggi si sta parlando molto dell'arca di Noè. Allora, dice il verso 40, due saranno nella campagna, l'uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Ecco il rapimento. E mi domando, come mai? Io ho sentito predicatori illustrissimi, che hanno un cervello 10 volte il mio, dire che nei Vangeli non si accenna minimamente del rapimento della Chiesa. Allora io mi domando, ma come si fa un grande erudito biblico, un grande predicatore, a dire una sciocchezza del genere? Non lo so, non voglio neanche conoscere la risposta, ma una cosa so: siamo semplici con la parola di Dio, perché poi se lasciamo la semplicità c'è casca al velo, e questo vale a tutti, a me per primo. Allora due saranno nella campagna, l'uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Due donne macineranno del mulino, l'una sarà presa, l'altra sarà lasciata. Vedete, macineranno, mulino, ci sarà cibo,
ma alla fine della grande tribolazione non ci sarà cibo. Ma io dico, ma la si legge la parola di Dio? Lo si legge il capitolo 6 dell'Apocalisse, i primi capitoli, quando prima parla del cavallo bianco, poi subito inizia a parlare dopo, e una delle cose che menziona è che il cibo sarà toccato. Vegliate dunque, perché voi non sapete qual ora il Signore vostro verrà. Amen. Mentre invece, quando inizierà la grande tribolazione, sappiamo che durerà 7 anni e qualche giorno, perché poi ci sono quei famosi giorni in Daniele, però 7 anni e il Signore tornerà. Ma per quanto riguarda il rapimento della Chiesa, nessuno sa quando si concretizzerà. Ma sappiate ciò, che se il padre di famiglia sapesse a qual vigilia della notte il ladro deve venire, egli veglierebbe e non lascerebbe sconficcare la sua casa. Perciò voi, cioè voi, questa piccola gregge, questa piccola chiesa che il Signore oggi ha qui vivente, siate presti, perché nell'ora che non pensate il figliol dell'uomo verrà. Qual è pure quel servitore leale, servitore avveduto, il quale il suo signore abbia costituito sopra i suoi familiari per dar loro nutrimento a suo tempo, cioè la parola? Oggi è il tempo del ravvedimento, oggi è il tempo del rapimento della Chiesa, oggi è il tempo che ci troviamo negli ultimi giorni. E ai di colui che, essendo stato messo dallo Spirito Santo come predicatore, come insegnante, come pastore, come evangelista, come dottore, come quello che, come missionario, come quello che te pare, ai di coloro che non danno il nutrimento del tempo. Per esempio, al tempo di Isaia si dava il nutrimento di quel tempo, ovvero Isaia 7,14, ecco la Vergine partorirà. Al tempo del Signore Gesù Cristo si è dato quel nutrimento, è venuto Giovanni il Battista e annunciò il Cristo. Ogni tempo ha un determinato nutrimento, oltre che uno insegna tutto il contesto biblico, ma in particolar bisogna portare il nutrimento del tempo in cui ci si trova. E oggi il nutrimento del tempo in cui ci troviamo è Maranatà. Il Signore sta per rapire la sua Chiesa. O sposa, veglia, o sposa, preparati, perché stai per andare a incontrar lo sposo. Alleluia, gloria a Dio. Beato quel servitore il quale il suo Signore, quando egli verrà, lo troverà facendo così. Io vi dico che egli lo costituirà sopra tutti i suoi beni. I beni che noi abbiamo in cielo, intanto ve ne abbiamo uno, che è il bene più grande che possiamo avere, ed è Gesù Cristo. Amen. E quindi se noi abbiamo Gesù Cristo che ci è stato donato, noi abbiamo la via, la vita, la verità che ci sta aspettando, gloria a Dio. E poi Lui è il padrone del terzo cielo e noi andiamo al terzo cielo, gloria a Dio. Ma se quel servitore, essendo malvagio, dice nel suo cuore: il mio Signore mette indugio a venire, e prende a battere i suoi conservi, a chiedergli i soldi, a appesantirli, a mettergli pesi su pesi su pesi, non toccare, non fare questo, non assaggiare, dammeli i soldi, paga qua, paga su, se ne approfitta, li tratta male, li impaurisce, o gli dà un Vangelo diverso, li sfrutta e comincia a mangiare per ingrassare, e comincia a bere con gli ubriaconi. Il Signore di quel servitore verrà nel giorno che egli non l'aspetta e nell'ora che egli non sa. Questi li riconosciamo perché non predicano mai il rapimento della Chiesa.
anzi lo nascondono, anzi ahi di coloro che dicono ma chissà quanto manca, magari mancano più di 100 anni. Fuggite da costoro, dice il Signore, fuggite da costoro, dice il Signore. E lo riciderà e lo metterà la sua parte con gli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Amen, amen. Questa è la parola di Dio, l'abbiamo letta, è semplice, chiunque la può capire. Non serve essere cattedratici, con lauree, lingue, chi più ne ha più ne metta. No, basta leggere. Ovviamente conoscere il contesto dalla Genesi all'Apocalisse, ma anche una persona nata da poco, se ha lo Spirito Santo, queste parole sono parole di una semplicità incredibile. Questa è la parola di Dio. Molti dicono Signore, Signore, Matteo 7 dal 21 poi, sono attaccati a questo mondo, alle cose di questo mondo, al denaro, ai divertimenti, ai piaceri. E noi dobbiamo prendere coscienza che la nostra cittadinanza è nei cieli e ognuno di noi deve lottare arduamente per questo, perché la carne è carne per tutti. Non mi venite a dire grandi predicatori, il predicatore grande o piccolo è di carne e ossa come lo sei tu e c'ha le stesse tentazioni che c'è tu, ciascuno nel proprio modo. Ovviamente non siamo tutti tentati nelle stesse cose, ma tutti siamo tentati e tutti dobbiamo crocifiggere questa carne. La moglie di Lotte riguardò indietro perché, e c'entra anche la moglie di Lotte in questo, perché guarda caso la moglie di Lotte, come dire, tutta quella gente è stata distrutta, Sodoma, Gomorra, Seboim, sono state distrutte per il fuoco, quindi simbolizzano la fine dei tempi e l'ultima distruzione. E riguardò indietro perché aveva delle possessioni, aveva lasciato delle possessioni, avevano grandi beni, Lotte era ricchissimo e chissà quante cose avrà acquistato in questa città, Sodoma. Ebbene, riguardò indietro, nonostante, non pensate che situazione, stavano uscendo da questa città, Sodoma, e a un certo punto, mentre escono, cade dal cielo fuoco e tutto inizia a prendere fuoco, tutto viene distrutto. E quindi loro stavano lì, cioè praticamente lì c'è poco da fare, lì la paura fa 90 addirittura, e in più avevano ricevuto l'ordine divino da parte del Signore di non riguardare indietro, eppur riguardò indietro. Ahi quanto la carne tradisce. Ecco perché la Scrittura ci dice camminate per lo Spirito. E questo vale per tutti, è una lotta dura. È dura, ogni giorno è dura, inutile che facciamo i grai o qua o là, è dura per tutti, è tosta rinnegare noi stessi, come diciamo a Roma, ammazza se è tosta, ma nel nome di Gesù Cristo io posso ogni cosa in colui che mi fortifico, e se sei caduto rialzati, alleluia, rialzati, chiedi perdono a Dio e persevera, perché il premio è molto grande. La lotta è grande, ma Gesù Cristo è più grande ancora. Ecco perché dobbiamo passare del tempo con il Signore, con la lettura, con la preghiera, con l'adorazione e durante la giornata camminare con il Signore, quando siamo al lavoro, quando siamo a destra, a sinistra, a manca, pensare a Lui e non caricarci di quello che possiamo evitare,
come alcuni che ammassano, ammassano, ammassano e poi più ne hanno, più ne vogliono e il loro cuore non sarà mai sazio. Attenzione, io sono cose che ho visto, gente che ha lasciato il Signore per le ricchezze di questa terra. Questa è la parola di Dio. Il Signore sta per aprire la sua chiesa e ci sta avvertendo. Eccolo qua. Oggi si sta parlando molto dell'arca, del ritrovamento dell'arca. Questo è un messaggio che lo Spirito Santo sta dando a questa piccola greggia. Un messaggio che lo Spirito Santo sta dando alla sua greggia. Chi ha orecchie, dice lo Spirito Santo, dice il Signore, dice il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, chi ha orecchie ascolti. Bene, questo è stato il video e io ho finito. Allora, vediamo un pochino. Ok, siamo 23 spettatori, benissimo, rimetto queste immagini. Adesso torno indietro. Allora, saluto quelli che non ho salutato, tipo Patrizia, non mi ricordo se l'ho salutata, Adriano, Brianello, Pace, Ciro, buonasera, Davide 7, Pace, Davide 6, Pace, Monica, Pace, Fiorella, Pace, Cosimo, Bruno, Pace fratello, Aurora, Pace sorella, poi Loreto Salvatore, Dio ti benedica, Pace, poi Maria Mercuri, Mercuri Pace, Fiorella, grazie per l'incoraggiamento. Sì, ah, ecco, Aurora con queste sue parole mi ha ricordato una cosa. Interessante notare io che poi sono un po' di giorni che ho in cuore di fare il video delle tre arche, perché nella parola di Dio troviamo tre arche, no? Il tutto è partito col fatto che io volevo fare un video di 5 minuti, che non ci riuscirò mai a farlo, e volevo spiegare perché che l'arca del patto, che è la seconda arca, è fatta di legno dentro e di tutta ricoperta d'oro. Gloria a Dio. Poi c'ha le due stecche, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Poi volevo spiegare perché legno e oro. Ho detto faccio un video di 5 minuti, invece poi mi sono ritrovato che alla fine faccio un video, insomma, dove parlerò delle tre arche. Gloria a Dio. L'arca è Gesù. Dentro l'arca c'è la grazia, c'è l'amore di Dio. Fuori dall'arca c'è il giudizio, che anche quello è amore. Questo si capisce con il tempo, ma fa parte di un'altra storia. Per esempio, perché il Dio ha creato l'inferno? Uno dei tanti perché? Per amore. Siccome Dio è amore, ha creato l'inferno. Il miscredente questo non lo capisce. Noi sì, però ovviamente va spiegato perché. Ma adesso esula. Quindi, come ci ha ricordato Aurora, l'arca dentro è la grazia. Fuori il diluvio. E quando l'arca... Ah, un'altra cosa, vedi, poi io mi ricordo perché è tutto improvvisato. A un certo punto Noè finisce di costruire l'arca. Quando finisce di costruire l'arca, allora il Signore manda gli animali. Non se li va a cercare Noè. E gli animali poi vengono posizionati dentro. A un certo punto il Signore dice, sai che c'è Noè? Che da qui a 7 giorni io mando mando il diluvio. Entra dentro l'arca. Noè è entrato dentro l'arca con la sua famiglia. E quando Noè è entrato dentro l'arca,
Dio, se tu leggi bene, ha detto da qui a 7 giorni. Quindi Noè entra dentro l'arca con la sua famiglia e sta 7 giorni senza uscire dall'arca con la porta aperta. E passa un giorno, e passa 2 giorni, e passa 3 giorni. Sai, lì la fede, soprattutto la fede della famiglia, eppure restarono lì. Al 7° giorno arriva il Signore e prima di mandare il diluvio che cosa fa? Chiude lui la porta dell'arca e la sigilla di conseguenza. Quindi la porta dell'arca, tra l'altro l'arca è Cristo e la porta pure, la porta è Cristo, la porta per dove si accede alla vita, io sono la porta, e il Signore va, chiude questa porta e solo lui la chiuse questa porta. Pensate quanto questo è meraviglioso. Allora, Pietro, grazie, Dio ti benedica per l'incoraggiamento. Poi, allora, fratello Loreto mi incoraggia, e quanti incoraggiamenti dopo tanta dopo tanta guerra, un po' di incoraggiamenti, grazie, mi fate arrossire. Bene, mi sono perso, ok. Pace Adriano, video sulla decima, oddio, forse un giorno, le decime, sono tante le decime, non c'è una, troppe ce ne stanno. Allora, amen. Ok. Amen, gloria a Dio. Allora. Ok, benissimo. Cari fratelli, e niente, un piccolo video. Corto. Quanto tempo è che sto parlando? Quanto tempo è? Ah, 52 minuti. Sì. 52 minuti. Ok. Allora, 52 minuti. Va bene, no? Gloria a Dio. Bene, questo è stato il video. Io vi ringrazio, gloria a Dio, per essere stati qui. Siamo stati bene insieme. Queste sono le cose che ci edificano. La parola di Dio edifica. Il Signore ha voluto tutto questo. Ha voluto che questo ritrovamento ancora una volta venisse annunciato. E vi ho dato, diciamo, una infarinatura generale di quello che è successo anche nei millenni, molto generale, di come si è sempre saputo e conosciuto, e una infinità di uomini anche, diciamo, che non abbracciavano né il cristianesimo né nulla, hanno citato l'arca e dove si trovava, gloria a Dio, e insomma adesso le cose le sapete. Vi ho dato qualche nome, così se volete fare ulteriori ricerche, gloria a Dio, potete farle, e però vi voglio lasciare con quella frase che il Signore ci ha detto, ovvero negli ultimi versi, allora, nutrimento, questa parola qua. Diamo il nutrimento quando abbiamo la possibilità di parlare, diamo il giusto nutrimento, ok? Secondo quello che ciascuno di noi ha ricevuto, e quando, se ci capita l'opportunità, bene, se non ci vogliono ascoltare, il Signore ci dice andatevene, a posto, quindi non andiamo dove non vogliono ascoltarci, gloria a Dio. Però laddove ci vogliono ascoltare, diamo il nutrimento giusto, quello giusto.
E oggi il nutrimento giusto è proprio questo: il Signore viene, il Signore sta per rapire la sua Chiesa. Ok? Preghiamo per tutti noi, preghiamo per le nostre famiglie, impegniamoci con le nostre famiglie, per chi ha delle persone in famiglia che ancora non hanno la salvezza, preghiamo per i nostri nemici, siamo accorti, vegliamo, siamo prudenti, attenzione, e fortifichiamoci quando veniamo attaccati, rallegriamoci, se non riusciamo a rallegrarci, preghiamo Dio che ci fortifichi, perché essere attaccati è buono, perché significa che siamo vivi e ci dobbiamo fortificare. Benediciamo quelli che ci perseguitano, quelli che ci maledicono, e se ci capita però, sì, li benediciamo, però anche con franchezza gli diciamo che stanno male, che stanno malissimo e che si devono ravvedere. Bene, cari amici, Dio vi benedica, grazie per essere stati qua, veramente grazie. Il Signore sia con tutti noi, come sempre con voi è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà nel prossimo videoprogramma. La pace sia con tutti voi. Shalom.